Di nuovo buongiorno a tutti. Come abbiamo visto dalle prime pagine, una questione sta già facendo tremare il governo appena nato, ieri la fiducia al Senato. La questione è quella dell'IMU. C'è stata una sorta di ultimatum di Berlusconi, qualche giornale l'ha chiamato ricatto, ad esempio La Repubblica. Allora vediamo subito questa delicata questione nelle pagine interne dei giornali. Cominciamo proprio da Repubblica, pagina 2, il titolo, il primo scontro del governo Letta. Berlusconi, l'IMU va abolita o siamo pronti a ritirare la fiducia? Il ministro Franceschini che invece aveva detto blocchiamo la rata di giugno e poi si vede. Ma insomma la coperta è corta perché, come infatti ricorda giustamente l'ANCI, ogni intervento sull'IMU comporta problemi immediati per le casse dei comuni, cioè soldi in meno che entrano ai comuni. Il Premier evita le polemiche, ieri parlando al Senato Enrico Letta ha sostanzialmente schivato questo argomento dicendo vale quello che ho detto nell'intervento alla Camera. Che cosa aveva detto Letta allora alla Camera sulla delicata questione dell'IMU? Questo, stop ai pagamenti di giugno dell'IMU per dare il tempo di elaborare una riforma che dia ossigeno alle famiglie, specie le meno abbienti. Sullo stesso argomento però poi sono arrivate le parole di Berlusconi che sono queste: sono fiducioso sia sull'abolizione che sulla restituzione dell'IMU, non sosterremmo un governo che non attua tali misure neanche dall'esterno. Su questo argomento intervengono alcuni ministri, primo tra tutti quello per gli affari regionali del Rio, che dice potremo ridurla e eliminarla per i più poveri, ma la restituzione nel programma non c'è e questo chiaramente preoccupa e non poco il PDL. Bisogna evitare che i comuni perdano a giugno 2 miliardi di liquidità, dobbiamo decidere come. Nei comuni, a parte alcune eccellenze, la lotta all'evasione fiscale non è mai decollata, ricorda ancora Graziano del Rio, il tavolo è tutto da costruire, non è il momento di gridare al lupo, decideremo in base alle disponibilità. E secondo sempre Repubblica, in un retroscena a firma di Goffredo De Marchis, che cosa si agita ancora dietro questa vicenda? Il titolo è questo, Enrico punta prima sulla due diligence, vediamo il tesoretto e poi la tagliamo, questo sarebbe il piano Letta. Il capo dell'esecutivo aspetta certezze dalle casse di Saccomanni, il ministro dell'economia, però Enrico Letta pare sia innervosito da un'inutile cagnara all'avvio dell'esecutivo, mentre per quanto riguarda la controparte, cioè il PDL, la mossa del Cavaliere sarebbe sostanzialmente questa, far capire che lui ha il dito sul grilletto del governo. Stesso argomento visto però dal Corriere della Sera, vediamo rapidamente che cosa scrive il Corriere. Innanzitutto a pagina 3 vi dicevo dei conti, quelli di Saccomanni che poi sono i più importanti, è lui che deve decidere se, come e quando. Saccomanni, dicevo, cautela sul taglio, la copertura è difficile e poi come abbiamo visto da Repubblica ci sono anche i timori di Del Rio sulle risorse dei sindaci, abolizione o rinvio, la prima lite è sull'IMO, scrive il Corriere della Sera, il PDL ribadisce non sarà il PD ribadisce che non sarà tolta, mentre Berlusconi via o non ci stiamo. Sul Corriere della Sera vediamo un intervento di un altro ministro, quello per lo sviluppo, il ministro Zanonato, che dice il vero problema è come compensare i comuni, un po' la posizione di Del Rio. Un partito non può pretendere di cambiare l'aritmetica, 2 più 2 non fa 8, così gli enti locali rischiano di chiudere, dice Zanonato, il ministro, il neoministro dello sviluppo economico. Ma ci sono anche altre notizie interessanti oggi sui giornali, a cominciare dalla visita proprio del Premier Letta, era un po' il suo debutto, il suo esame tra i grandi d'Europa, la visita, dicevo, a Berlino, dove ha incontrato Frau Merkel, la cancelliera. E la Stampa titola così, Letta alla Merkel, ora la crescita, questo un po' il refrain di Enrico Letta. Il Premier in Germania, manterremo i nostri impegni, ma l'antieuropeismo non va sottovalutato, questo è il rischio, dice Enrico Letta. La risposta della Merkel è per la verità piuttosto tiepida, dice crescita e rigore, sostanzialmente ha risposto la Merkel, vanno insieme, quindi
si deve continuare su questa strada. E oggi visita a Hollande, ricorda ancora la stampa, per rilanciare l'asse Parigi-Roma. E poi sempre sulla stampa, a pagina 5, ve lo dicevo prima, via libera al Senato, su di noi eccessivo cariche di attese. Queste le parole di Enrico Letta ieri al Senato, governo che ha ottenuto quindi la fiducia anche dal Senato ieri pomeriggio. Il Presidente del Consiglio: anche io avrei voluto un risultato elettorale diverso, ma questa è la realtà, siamo destinati a convivere, ha praticamente detto Enrico Letta. E poi ancora, a proposito di questo governo che nel pieno delle sue funzioni, ormai sempre sulla stampa, sempre la stampa ci ricorda quella che è la grande bagarre, la grande battaglia per i posti di sottosegretario ai vari ministeri, ma non solo, anche quello delle commissioni. Vedete, partita a sudoku per sottosegretari e commissioni. Il ministro Franceschini dice c'è tempo fino a martedì. Antonio Catricalà sarà capo di gabinetto al Tesoro. E poi qui una serie, vedete, sulla stampa di foto con le persone che potrebbero appunto diventare sottosegretari nel governo di Enrico Letta, ma poi si vedrà. Vi segnalo soltanto questa cosa: al welfare, come vedete inquadrato, si parla di due ex sindacalisti, Guglielmo Epifani per il PD e Renata Polverini per il PDL. Passiamo alla situazione invece, le trame che agitano, diciamo così, il Partito Democratico, perché sul Corriere della Sera vi segnalo un'interessante intervista a Massimo D'Alema, pagina 11. Il titolo è questo: D'Alema, noi e loro siamo diversi, il PD deve progettare il suo futuro. Il leader che insiste, è inutile parlare di reggenti, e questo e qui parla del partito, è necessario eleggere subito un segretario. E poi la proposta, subito via il Porcellum per essere pronti al voto, anche se la legislatura non dura il tempo necessario per tutte le riforme. Altre cose, altre chicche da questa intervista le troviamo andando proprio a leggere alcune risposte di Massimo D'Alema. Ad esempio il discorso sull'inciucio. Allora, le pesa la nomea dell'inciucista? Domanda il giornalista, cioè domanda Maria Teresa Meli. Voglio rivelarle che durante l'elezione per il capo dello Stato il presidente Berlusconi ha avuto la cortesia di chiamarmi al telefono per spiegarmi le ragioni per le quali non riteneva possibile la convergenza sul mio nome, dice D'Alema. La maggior parte dei nostri elettori non capirebbe perché la considerano uno dei nostri avversari più pericolosi. E lei che gli ha risposto? La ringrazio, se volesse fare un'intervista per spiegare questo concetto anche a quegli elettori, a qualche elettore di sinistra. E poi ancora sull'elezione del capo dello Stato, D'Alema dice: prima della votazione su Prodi ho parlato con lui e gli ho spiegato che a mio avviso la situazione dopo l'esito del voto su Marini era molto confusa e tesa, e che secondo me anche al quarto scrutinio bisognava votare scheda bianca e verificare la possibilità di un'intesa più ampia sul suo nome. Poi si è deciso altrimenti, ha risposto Massimo D'Alema, questo sui retroscena di quei giorni, diciamo, non proprio buoni per il Partito Democratico. Passiamo ora alla convenzione sulle riforme. Anche questo è un altro problema per il governo, almeno così sembra. Perché? Perché Berlusconi vuole presiederla e il PD non è affatto d'accordo. Vediamo la Repubblica. L'alto là del PD a Berlusconi: non può certo essere lui il presidente della convenzione. Il Cavaliere però insiste, e Maroni, che di fatto è un alleato di Berlusconi, dice: l'uomo adatto è Calderoli, quindi l'ex ministro Calderoli. Intanto il ministro Mauro, il ministro Montiano Mauro alla difesa, dice e avverte in sostanza il leader del PDL: evitare le liti sui nomi o la commissione salterà. Su questo argomento vi segnalo anche un'intervista sul Messaggero, un'intervista al ministro proprio per le riforme Quagliariello, che dice: la convenzione al centrodestra, così la pacificazione sarà realtà. Il ministro per le riforme dice: se falliamo il precipizio inghiotterà tutti, semipresidenzialismo premierato si discuterà e poi voteremo anche con maggioranze trasversali. Dunque, vedete, discussione pienamente aperta ancora su questo tema. Passiamo al lavoro che non c'è. Oggi è la festa del primo maggio e, come vi dicevo in apertura, il grande assente è proprio il festeggiato, cioè il lavoro. Intanto un'intervista
al leader della CGIL Camusso, segnali importanti sul lavoro, l'evasione fiscale sia reato penale, la Camusso insiste, è un errore eliminare l'IMU per tutti, dice Susanna Camusso, bisogna tornare a creare lavoro retribuito e sicuro e a riconoscere i diritti dei lavoratori, così fanno le imprese che funzionano, ma vi ricordo, giovani, disoccupazione boom, sfiora il 40%. Solo a marzo hanno perso il lavoro 70.000 donne, in un anno 297.000 nuovi disoccupati. E c'è l'appello di Napolitano che dice perdita di posti drammatica, tutti concorrono ad arginare le emergenze. Prima di chiudere volevo rapidamente farvi vedere le notizie che riguardano la sparatoria di fronte a Palazzo Chigi sul Corriere della Sera. Preiti sparò per uccidere, il giallo del cellulare non suo e poi la pistola puntata a mezzo metro dalla testa delle carabiniere. Intorno a lui turisti e curiosi, ecco il momento in cui il manovale apre il fuoco contro i militari. E questa è la foto con Preiti che spara a pochi metri dal povero carabiniere. Su questo argomento vi segnalo un intervento importante a pagina 19 di Adriano Celentano, la velocità degli sciacalli. Parla proprio di questo, della sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Assurdo non capire che i toni eccessivi di Grillo non possano generare violenza. 7:21, sono in ritardo, me ne scuso. È tutto per la rassegna stampa. Buongiorno a Paolo Sottocorona. Grazie, buongiorno. Questa è la situazione come la vede il satellite circa mezz'ora fa. Ci sono una discreta quantità di nuvole presenti sull'Italia, ma non sono particolarmente intense. Ce ne sono alcune, vedete, che riguardano soprattutto il nord, altre che riguardano il sud. Comunque una situazione molto più leggera di come era ieri mattina. Poi in giornata le cose si sono sistemate. Vediamo le piogge previste. Piogge, vi ricordo, non nuvole. Quindi dove non vedete piogge significa che qualche nuvola ci può essere. Per la prima parte di oggi le zone alpine, soprattutto quelle occidentali, in parte Corsica e Sardegna, delle piccole ombre che sfiorano la Sicilia, ma insomma niente di particolarmente intenso. Però nella seconda parte della giornata, quindi parliamo dal pomeriggio alla serata fino alla prossima mezzanotte, la situazione è un po' diversa, nel senso che nel pomeriggio queste nuvole sulle zone alpine danno più facilmente delle piogge e in qualche caso vedete che la sfumatura di verde scende anche in pianura sull'Alta Toscana, poi sul Tirreno, un po' meno su Corsica e Sardegna. Però questa linea ci indica una specie di debole perturbazione che attraversa le nostre regioni. Quindi abbiamo un tempo leggermente instabile o incerto in alcune zone, ma vedete che al sud di piogge sicuramente non ce ne sono. E velocemente vediamo la giornata di domani, con piogge al nord e su buona parte del centro, un po' in Sicilia, situazione che però si esaurirà abbastanza rapidamente. Si era già visto che giovedì era una giornata di tempo abbastanza incerto, venerdì le cose andranno già meglio. Le temperature in discesa domani e poi di nuovo in risalita. Se volete noi ci vediamo alle 7:50, adesso fra poco Paola Mascioli con la prima edizione del telegiornale.